Questa è ancora un'intervista di 1 e 3 ai dirigenti dei partiti che governano le aree del centro-sinistra in provincia di Frosinone. Oggi intervistiamo Domenico Belli, che è il segretario di SEL di Frosinone ed è anche il coordinatore di Sinistra, Ecologia e Libertà di questa campagna elettorale, quindi con una funzione provinciale. Anche a Belli chiediamo di illustrarci le linee del programma del suo partito, della convivenza nella coalizione di centrosinistra e di come si sta svolgendo questa campagna elettorale. Sì, beh, le linee del programma è stato molto bravo Nichi Vendola nel suo intervento a Frosinone qualche giorno fa ad illustrare appunto le linee fondamentali della nostra proposta politica alle prossime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio. In particolare il tema del lavoro è evidentemente centrale in questa proposta politica. Non a caso Nichi, prima di parlare alle tante persone intervenute giovedì scorso, ha incontrato una delegazione dei rappresentanti dei lavoratori della Fiat di Cassino e della Vitacon di Anagni. Questo già a dare un po' il senso della proposta politica, perché evidentemente le questioni del lavoro e delle politiche industriali a supporto del lavoro sarà centrale per il prossimo governo, in particolare per il programma di Sinistra Ecologia e Libertà. Nichi ha semplicemente illustrato le cose che ha fatto lui da governatore in Puglia. Già quello è un programma politico, perché lì veramente dopo 8 anni di amministrazione Vendola può raccontare i risultati positive ed importanti appunto di politiche attive del lavoro che hanno concretamente creato posti di lavoro, appunto facendo politica industriale, cioè a dire scegliendo quelle che sono le priorità dell'azione politica e dello sviluppo economico sul territorio e supportandole con azioni concrete, con investimenti, con incentivi, con politiche attive. E i risultati si sono visti: creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro. La Puglia oggi è nel sud la regione più importante sotto un profilo economico occupazionale, ha creato più di tutti i posti di lavoro, il PIL è tra i più alti del sud Italia, addirittura il rating, se vogliamo usare un parametro molto caro alla finanza internazionale, è tra i più alti d'Italia, a testimonianza del buon lavoro svolto. Quindi senz'altro noi partiamo da lì, da quell'esperienza di lavoro che quindi ha visto per esempio nella green economy un volano principale, uno dei principali volani per la creazione di nuova occupazione pulita, durevole, sostanziale, legata anche ad industrie sul territorio. Nichi ha anche raccontato per esempio le politiche industriali nel settore dell'auto. Ecco, in Puglia faranno i taxi ibridi venduti a Londra, un esempio di come un esempio in negativo di quanto l'Italia non abbia fatto una politica industriale che guarda al futuro, per esempio nel settore dell'auto, ma semplicemente dando a Marchionne la possibilità di restringere i diritti dei lavoratori senza chiedere in cambio nessuna politica attiva. Ecco, invece in Puglia c'è l'esperienza in cui la politica propone, chiede evidentemente un investimento a chi chiede dei sacrifici sul campo del lavoro, e lì appunto dei risultati li abbiamo: una nuova azienda ha aperto, un'attività di punta innovativa in un settore appunto come quello della mobilità sostenibile è concretamente attivato. Quindi dicevo, il lavoro centrale in tutte le sue sfaccettature, perché evidentemente Nichi è stato bravo anche nel dipanare il concetto di lavoro e delle politiche industriali sotto vari punti di vista, quindi non semplicemente quello industriale. Il turismo è nell'esperienza pugliese, ma noi vogliamo trasferire questa esperienza a livello nazionale, uno dei principali volani per la gestione del territorio da un lato, per la creazione di posti di lavoro anche lì durevoli, puliti, sostanziali, sostenibili, perché evidentemente passano da una salvaguardia del territorio molto concreta e molto pratica. Ecco, quello è uno strumento che evidentemente l'Italia dovrà prendere in considerazione in maniera fondamentale, molto diversa da come è stato purtroppo preso fino ad oggi in considerazione in questi ultimi anni. Belli, come state svolgendo la campagna elettorale in questa provincia e come proseguirete? Ma questo è un territorio abbastanza difficile, complesso nella campagna elettorale. La campagna sulle politiche evidentemente riguarda 4 province, non solo Frosinone ma anche Latina, Ariete e Viterbo. Sulle regionali chiaramente invece il territorio è provinciale.
Noi stiamo cercando e ci stiamo, penso, riuscendo almeno fino adesso di fare una campagna elettorale molto vicina alle persone, cioè dire pochi convegni, pochi incontri, magari nelle ristrette mura della sede di partito e molto contatto con le persone, molte iniziative sul territorio, nelle strade, con i cittadini, andando ad incontrare le persone, andando ad ascoltare le persone. Abbiamo chiesto formalmente un incontro anche a tutte le rappresentanze più importanti, sindacali, industriali, confindustriali di questa provincia, perché vogliamo ascoltare e vogliamo anche proporre le nostre idee, confrontarci su quelle che noi pensiamo essere delle linee guida importanti per la prossima, per le prossime, come dire, sia per la regione che per il governo di questo paese. Abbiamo le nostre idee, ma vogliamo anche confrontarci su queste idee, con chi rappresenta degli interessi, con chi da cittadino vive i problemi in prima persona. Quindi il nostro sforzo è quello. Ai nostri candidati abbiamo detto: non vi chiudete in case, non vi chiudete nelle vostre piccole mura, non vi chiudete nei vostri comuni, uscite, perché una persona che ambisce a fare il consigliere regionale o addirittura il parlamentare non può limitarsi al proprio comune, al proprio ristretto piccolo territorio, deve confrontarsi con una realtà che è molto variegata. La provincia va da Cassino a Colleferro, un territorio molto vasto con problemi diversi tra di loro. Un consigliere deve conoscerli tutti se vuole fare bene la sua attività. Per cui questo abbiamo chiesto ai nostri candidati. Al contempo il coordinamento provinciale sta in qualche modo tentando di organizzare una campagna elettorale in maniera professionale, diciamo così, e cioè dire coordinando le varie iniziative, cercando di superare quello che è stato purtroppo un problema negli anni passati, appunto la difficoltà a coordinare e a dare un unico filo conduttore alle parole, alle proposte dei vari candidati che sono presenti sul territorio. Questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscire a farlo. L'iniziativa con Vendola è stata sicuramente una gran bella manifestazione e ha anche rappresentato un successo di partecipazione straordinario, incentrata, come hai già detto, sul lavoro. Io vorrei sapere, per conto di me tre, queste proposte, come le immaginate calate in questo territorio della provincia di Frosinone che è drammaticamente colpito dalla crisi dell'occupazione e del lavoro? Sì, certamente ci aspettano degli anni difficili, ma io credo anche molto entusiasmanti, nel senso che abbiamo grosse possibilità di migliorare, perché evidentemente partiamo purtroppo da una situazione molto difficile. E andiamo nel concreto. Noi abbiamo su questo territorio una importantissima realtà industriale, qual è la Fiat. Bene, la Fiat non può, io credo che chiunque vada a governare questo paese e questa regione non possa ignorare la presenza di questa realtà importante e soprattutto non possa esimersi dal discutere e confrontarsi con la proprietà della Fiat per chiedere quali sono evidentemente le politiche industriali di questa realtà industriale importante, ma soprattutto io credo che chi andrà a governare questo paese non possa non proporre delle modifiche e dei cambiamenti rispetto a una politica industriale che, per esempio, Marchionne ha visto abbandonare, ignorare completamente tutta la partita della mobilità sostenibile, cioè dire la Fiat ha semplicemente ignorato una realtà industriale dell'auto ibrida o dell'elettrica, lasciandola in appalto a tutta la concorrenza giapponese, americana o di altro genere, o anche francese, per esempio. Noi crediamo che la Fiat di Cassino, lo stabilimento di Cassino, possa diventare un modello di produzione delle nuove automobili che guardino al futuro. Questo credo sia un obiettivo molto più realizzabile di quanto si possa immaginare. Dipende solamente dalla volontà politica e della dirigenza della Fiat. Se la politica chiede alla Fiat di modificare, di ampliare il suo orizzonte industriale, non chiediamo di abbandonare il suo orizzonte industriale, di aggiornare questo orizzonte alle nuove esigenze di una mobilità alternativa, possiamo candidare lo stabilimento di Cassino ad essere protagonista di questo cambiamento. Questo senz'altro è un impegno che noi ci sentiamo di prendere davanti ai nostri elettori. Dall'altro capo, diciamo, di questa provincia abbiamo il nord, abbiamo la Videocon e tutta la realtà industriale che ruota attorno alla Videocon e alla chimica, che ancora per fortuna resiste. Anche lì la transizione di queste industrie verso forme innovative
che già ci sono su questo territorio, perché ci sono delle realtà innovative, nel senso che guardano al futuro, debba essere, crediamo, molto più forte. Per esempio, vicino a Frosinone c'è un'azienda che è impegnata molto attivamente nella nuova chimica verde, nel produrre dei polimeri, dei biopolimeri, ecco. Pensiamo che la nostra provincia possa diventare un polo industriale della chimica verde importante sul territorio nazionale, perché abbiamo già delle esperienze, abbiamo una realtà industriale che già lavora in questo settore. Occorre investire ancora di più attraverso sia le politiche regionali e sia quelle nazionali per fare di questa realtà industriale un esempio a livello nazionale. C'è poi un altro aspetto che secondo noi è stato, in passato si è tentato anche di costruire, il turismo è una parola molto abusata anche da chi ha fatto proposte politiche. Occorre adesso andare un po' sul concreto. Veramente, noi siamo veramente convinti che questa provincia possa vivere delle proprie bellezze culturali, ambientali, paesaggistiche. Oramai noi abbiamo una realtà di piccole e medie imprese che ha vissuto nel settore edilizio. Anche lì oramai purtroppo ciò rappresenta il passato. O questo tessuto di piccole e medie imprese legate all'edilizia, molto forti e molto importanti, si adeguano ai cambiamenti del sistema, appunto, delle costruzioni in corso, in atto a livello internazionale, oppure queste aziende saranno tagliate fuori. Ma noi dobbiamo supportarle, cioè dire, noi dobbiamo accompagnare questo tessuto di piccole e medie imprese a un nuovo modello di intendere le edilizie e le costruzioni. Io credo che ci siano tutte le condizioni per poterlo fare. Regione e governo del paese insieme potranno supportare questo cambiamento. Inevitabile anche in questo caso una domanda ad un importante membro della coalizione di centrosinistra come SL: qual è il giudizio che tu dai e il tuo partito dà di questo attacco che passa attraverso questa vicenda davvero triste e preoccupante del Monte dei Paschi di Siena? Le primarie sono state, come dire, un'occasione di crescita nell'opinione pubblica per tutti quelli che hanno dato vita a questa iniziativa e a questa selezione democratica, ma Monte dei Paschi di Siena può a sua volta invece abbattere tutti. Tu che ne pensi? Sì, il rischio è molto concreto. In realtà, al di là dei profili penali, che in qualche modo ovviamente non competono a noi, ma sono in questo momento oggetto di indagini giudiziarie, io credo che il discorso da fare sia questo, cioè dire, la vicenda Monte dei Paschi pone in evidenza quello che SEL da un po' di tempo e Nichi Vendola da un po' di tempo stanno dicendo, cioè dire, c'è la necessità di un riequilibrio dei rapporti tra finanza e politica, perché è evidente che lì la politica abbia avuto un ruolo importante, cioè storicamente la politica a Siena ha un ruolo importante anche nella gestione di una delle più importanti banche italiane. Questo al di là appunto dei meriti di carattere penale o civile che verranno fuori all'esito delle indagini, credo oggi imponga una riflessione seria e un cambiamento, cioè dire, dobbiamo in qualche modo tornare, la politica deve tornare a fare la politica, cioè deve tornare a orientare e a indirizzare le attività industriali e finanziarie di un paese senza entrare nella gestione operativa di questi sistemi e di queste strutture. A sua volta la finanza, evidentemente, che in questi ultimi anni ha in qualche modo debordato rispetto alle sue funzioni e attività, crediamo debba tornare a fare il suo ruolo, a fare le proprie attività senza condizionare in maniera così pervicace la finanza. Mi rendo conto, ci rendiamo conto che non è un'operazione molto semplice e soprattutto molto breve. Occorrerà un po' di tempo affinché la finanza possa tornare nei suoi alvei, e questo però chiaramente passa dal fatto che la politica torni ad occupare i propri spazi senza uscirne, vuol dire, come ha fatto purtroppo nel caso del Monte dei Paschi, ma appunto torni veramente a indirizzare le politiche generali di questo paese senza i condizionamenti delle esigenze della finanza. Sto dicendo qualcosa di banale forse, sto dicendo qualcosa di difficile da realizzare. Credo che Nichi Vendola anche l'altro giorno lo ha detto molto chiaramente, è un obiettivo molto molto forte. Forse questo obiettivo, che inizia ad essere chiaro, è proprio la causa anche magari di quello che sta succedendo, cioè dire, è evidente che magari qualcuno
non ha interesse a che la politica torni ad essere forte, quindi indebolire il centrosinistra in questo momento significa ridare fiato a chi invece vuole mantenere evidentemente la finanza e le esigenze della finanza al centro degli interessi della politica. Questa è un po' la considerazione che mi sento di fare, al di là appunto delle responsabilità che giustamente, se ci sono, verranno accertate e dovranno essere perseguite. Grazie Domenico Belli, grazie a Sinistra Ecologia e Libertà e buon lavoro. Grazie a voi.